Ciao a tutti, sono Erika. Dato che so che purtroppo i test di recupero si avvicinano e dato che so che voi amate i video in cui parlo di tecniche per studiare in modo più efficace e organizzarsi meglio, ho deciso di fare oggi un video in cui vi do 5 consigli per apprendere meglio una lingua straniera. Sono cose che ho imparato durante tutto il corso della mia vita, perché studio lingue praticamente da quando avevo 3 anni. E ho imparato davvero tante cose e andando all'università mi sono resa conto che a molti miei colleghi purtroppo manca la base per studiare una lingua. Sono proprio dei principi essenziali senza cui qualsiasi cosa voi studiate poi ve la dimenticherete. Se invece li rispettate è molto più probabile che impariate una lingua in modo molto più duraturo e la studiate anche in modo molto più approfondito. Quindi spero che i consigli vi siano utili. E quindi bando alle ciance, iniziamo il video in cui io mi berrò un tè perché devo andare all'università e ho bisogno di carburare bevendo tè. La primissima cosa che dovete assolutamente mettervi in testa se volete studiare una lingua straniera come si deve è che quando si impara una lingua straniera non basta fare qualche esercizio di grammatica solo perché ve l'ha detto il prof o imparare un paio di vocaboli in più rispetto ai vostri compagni, ma bisogna proprio immergersi nella cultura per due motivi principali. Il primo è che se vi immergete nella cultura, quindi magari guardate video in lingua oppure vi guardate dei film, leggete cose in lingua straniera, ovviamente imparerete un sacco di cose in più rispetto a fare solo un paio di esercizi alla settimana, ecco. E l'altro motivo è che la cultura influenza molto il nostro modo di pensare e quindi di conseguenza anche il nostro modo di parlare. Pensate per esempio alla differenza che c'è tra nord e sud Italia e alla differenza che c'è tra i vari paesi per quanto riguarda i dialetti. Ovviamente se io abito in un posto dove c'è il mare avrò molti più vocaboli per descrivere la marea magari, e se invece abito in un posto in cui molto più spesso nevica avrò molti più termini per descrivere la neve. Questo ci porta direttamente al punto numero 2. È importantissimo, sottolineo importantissimo, avere e costruirsi un vocabolario di base. Questo perché ovviamente se andrete all'estero vi assicuro che non sarà la grammatica perfetta ad aiutarvi, ma vi aiuterà molto di più conoscere tante parole, soprattutto se si tratta di termini essenziali come ho fame, mi sono persa, dove posso andare e ho assolutamente bisogno di aiuto perché sto morendo dissanguato. Queste sono le cose importanti perché potrebbero salvarvi un giorno, mentre invece se anche non mettete la S alla terza persona singolare dell'inglese, penso che i vostri interlocutori sopravviveranno lo stesso. Per costruire un vocabolario di base servono all'incirca tra le 1000 e le 3000 parole. Questo ovviamente varia da una lingua all'altra, perché magari in inglese nel quotidiano si utilizzano solo 1000 parole e in un'altra lingua se ne utilizzano 5000, però in genere la media è appunto tra le 1000 e 3000 parole. Punto numero 3. Come faccio a studiarmi tutti questi vocaboli? Allora, innanzitutto sappiate che avete molto tempo per impararli. Poi, come vi ho detto, se vi immergete in una cultura, i vocaboli più comuni li conoscerete piuttosto in fretta. Mentre invece per quanto riguarda magari dei modi di dire oppure proprio delle costruzioni grammaticali, quello che vi consiglio è di prendervi o un film che vi piace tantissimo oppure una canzone che amate in particolar modo in cui riscontrate quel tipo di regola grammaticale oppure si trova quel vocabolo che a voi viene particolarmente difficile da memorizzare e imparare a recitare quella frase. Per esempio a me una frase che è rimasta particolarmente in testa è quella di Avril Lavigne della canzone Wish You Were Here, che vuol dire vorrei fossi qui con me, e che è proprio un costrutto grammaticale che si studia una volta che arrivi a un certo livello nell'apprendimento della lingua inglese, e io per memorizzarlo non ho avuto problemi perché essenzialmente conoscevo già la frase grazie a una canzone, e potrei farvi altri 1000 esempi, ma adesso ho scelto una canzone che penso che molti di voi potrebbero conoscere. Se non la conoscete andatela a sentire perché era molto orecchiabile e mi piaceva da piccola. Una cosa che dovreste assolutamente tenere in conto quando studiate una lingua straniera e costruite il vostro vocabolario di base è che in realtà difficilmente troverete solo parole nuove, perché molto spesso si verifica un fenomeno che detto in inglese si chiamerebbe borrowing, ma detto in italiano sarebbe semplicemente un prestito tra le varie lingue. Per cui magari in italiano parliamo di meeting piuttosto che di riunione, e si parla di business, si parla di mouse anziché topo, mentre invece in
America, in Inghilterra parlano di mozzarella cheese oppure di Kentucky biscuits e cose del genere. A volte ovviamente può variare la pronuncia, penso per esempio al giapponese terebi, che vuol dire televisione, ma se ci pensate è molto simile alla trasposizione dall'inglese television. Quarto consiglio, se volete migliorare le vostre doti di ascolto e di comprensione della lingua quando qualcuno sta parlando, la cosa che vi consiglio è innanzitutto di osservare il contesto in cui avviene quella conversazione, perché se per esempio io entro in una stanza e vi dico ciao ragazzi, oppure vi dico ciao ragazzi, oppure vi dico ciao ragazzi, ovviamente cambia totalmente il senso di quello che sto dicendo, ma le parole che ho utilizzato sono esattamente le stesse. Ovviamente se avete un minimo di vocabolario di base sarà molto più facile comprendere quello che le persone si stanno dicendo, ma quello che vi consiglio io è di partire sempre dalle domande che vi fanno magari durante il test e l'esame per sapere esattamente che cosa state cercando, perché se voi sapete che vi dovete aspettare quella determinata parola, ovviamente sarà più facile capire tutto il resto. O in alternativa, se state facendo un esercizio di ascolto per conto vostro, vi consiglio di ricercare la risposta delle cosiddette 5 V, quindi chi sta parlando, perché sta parlando, di che cosa sta parlando, dove lo sta facendo e come lo sta facendo. Consiglio numero 5, imparate il prima possibile a pensare direttamente nella lingua straniera che state studiando. Questo vuol dire che non avrete più bisogno di tradurre il vostro pensiero in italiano per poi tradurlo in un'altra lingua, ma farete direttamente il collegamento tra pensiero, lingua straniera. Questo ovviamente vi aiuterà per diversi motivi. Il primo, senza dubbio, è che ci metterete molto meno tempo. Il secondo è che sarete molto più simili a un native speaker. Quando parlerete, non mi viene il termine in italiano, un madrelingua, perché appunto se state pensando in quella lingua vi viene molto più facile ritrovare i vocaboli, soprattutto rispettare le regole grammaticali. Se invece io faccio il passaggio dall'italiano all'inglese, magari mi confondo e inverto il posto in cui dovrebbe stare il predicato con quello in cui ci sta il soggetto, quindi capite che poi diventa difficile comprendersi e parliamo come gli indiani o Ugaug. Un modo utile per evitare tutti questi 3.000 passaggi che ci portano anche a confonderci, ovviamente utilizzare un dizionario monolingue e, come ho già detto più e più volte in questo video, immergersi completamente nella cultura e guardare tantissimi video in lingua straniera o leggere. Anche quello è molto utile. Detto questo, io in realtà io potrei fare un video che dura 1 o 2 mesi, per cui mi fermerò qui e me ne andrò all'università a seguire la mia lezione di linguistica inglese. Però fatemi assolutamente sapere con un mi piace oppure iscrivendovi al canale e commentando qua sotto che questo tipo di video vi può tornare utile e vi è piaciuto, perché io ho veramente una marea di cose da dirvi sull'apprendimento, soprattutto nel campo delle lingue, e sarei davvero contenta di condividerlo con voi. Io vi lascio qui alcuni dei miei video, soprattutto relazionati al tema di cui abbiamo parlato oggi. Vi mando un bacione, grazie mille per la visione e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!